Ti posso dire io, dopo tutto questo che è successo, è chiaro che il giorno 12 aprile una mia, non diciamo aggressione, un mio, come si vuol dire, richiesta a Crosetto di essere ricevuto, lui mi ha indicato con il dito: ci vediamo dopo. Il 12 aprile io naturalmente, poi siccome lui doveva andare a fare una cerimonia dei medaglieri, è andato fuori, è ritornato, mi ha fatto stare tutta la giornata presso il Ministero della Difesa perché mi cercava, che mi voleva ricevere, ma c'è stato qualcuno che ha fatto saltare questo mio appuntamento o ricevimento da parte di Crosetto. Poi chi meglio di lui possa capire, perché lui, guarda caso caro Angelo, nel 2011 e 2012 quando io sono stato reintegrato in servizio è stato Ignazio La Russa, il detto mediatore tra l'arma dei carabinieri e lui. Naturalmente lui era sottosegretario alla difesa. Lui sa tutto. E però soltanto dopo che lui, allora loro sai che cosa fanno? Ogni giorno mi mandano un personaggio diverso, perché naturalmente io vedo questa persona che mi sta prendendo per i fondelli, naturalmente non mi piace. Allora portate, gli dico: senta, si tocca davanti i piedi, perché io già ne ho conosciuto tanti. E loro ne bruciano una tappa ogni volta che mi devono barattare, mi devono prendere per i fondelli e tutte queste cose qua. Mi danno il livello. Difatti io ho chiesto a questo PM che mi riceve, il dottor Gallo Gianfranco della Procura di Roma, chiederò, io ho chiesto un sacco di volte legalmente, come il diritto mi consente, ma questi non rispondono. Non risponde il Presidente della Repubblica, non risponde nemmeno Piantedosi, non risponde il Ministro della Difesa. E vabbè, ma se c'è un procedimento te convocheranno prima o poi, no? No, ma perché l'ho chiesto io di essere sentito. Ah. Allora, un fatto grave, caro Angelo. Io con la stessa cosa il giorno 18 di ottobre faccio la manifestazione davanti il Ministero della Giustizia. Sempre con la stessa plus, vado alla questura, la questura non mi rilascia autorizzazione e naturalmente me la fanno fare al Ministero di Grazia e Giustizia. Vado al Ministero della Difesa, non lo so cosa ci sia lì, ma secondo me lì c'è il marcio, è tutto lì. E fate arrestare a sto punto, no? Fate arrestare. Sì, ma è venuto pure il 118, mi hanno messo in tubulazione. Siccome io ho la diabete se n'è andata ai massimi mi volevano ricoverare, ma io, siccome non ho fiducia da questa gente, io penso che mi portano a qualche nosocomio e mi fanno qualche puntura per farmi morire. Non sono. Il dottore mi ha obbligato di andare là, poi gli ho detto: guardi, lei a me non mi obbliga, io non ho nessun dovere, nessun obbligo di venire dove dice lei. Io me ne vado, me lo trovo io un dottore per i fatti miei. Mannaggia. E non mi hanno fatto fare la manifestazione. Mannaggia la miseria, che mo te dice pure male, perché le elezioni europee sono passate, se no te facciamo candidare all'Europarlamento, no? Sì, grazie, fanno candidare a quella che era lì al carcere di cosa là. È chiaro, sarei meglio io come persona appartenente allo Stato. È chiaro, non sono Iannacci il generale, sono un appuntato scomodo, ma mannaggia, ma fammi capire una cosa. Il politico non interessa un personaggio scomodo. Fammi capire una cosa, ma tu un paio di manette di sta roba e rimedi? Sì, ce l'ho. Perché allora quando è il 18 che ritorni a Roma, no? Il 18 quando? Ottobre, che è?
No, io non ho detto, io presto ritornerò a Roma che voglio essere ascoltato da Oh, te. t'ammanettamo, t'ammanettamo, e magari se Ce ci l'ho, ce l'ho, ce sta. l'ho, le monete ce l'ho, miei, le ho comprato io e ce l'ho, È perché quella perfetto. indovinata l'ho dovuto restituire. Non so di te. T'ammanettamo, io porto una corda, te leghiamo tutto quanto e poi se Oh, hai senti, prime Angelo, elezioni che capitano, Angelo, te candidiamo. scusami, Angelo, scusami. Io il giorno 12 sono stato a Roma e naturalmente, essendo a Roma, passai di Piazza Quirinale, no? Dove c'è il nostro grande presidente della Repubblica Mattarella Palamatano! Vai, te manettiamo là, dai. E c'era uno che un mese che vive là. Come si vuol dire? In situazione di All'addiaccio, dorme là per all'aperto, dorme all'aperto, e Ma non presidente è della Repubblica viene ammanettato, all'aperto. non è ammanettato, No, 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 è ti tutto mandano la là, polizia, ti sano. mandano la polizia e fanno un concordato. Se ne vada, non ti preoccupi, ma qua, Ma ma là, fammi ma capire, quello, ma ma l'altro, tu stai in come vede una affitto? guardia giurata. Ma stai in affitto a E lui mi ha casa? detto, allora lui, questo uomo, mi ha detto a me che sicuramente che ancora a Roma, lì sarà Piazza del Quirinale ancora. Ho detto, questi ci godono quando noi stiamo male. Lo so che Loro godono nelle nostre disgrazie. Ma sai, Angelo, ma sai che io ci devo credere a questo, Angelo? Ma fammi capire una cosa, ma tu stai in affitto o casa, paghi l'affitto? No, non pago l'affitto, ho tutto sequestrato, Angelo. Ah, è peccato, perché se non pagavi più l'affitto, ammucchiavi l'affitti da pagare, è ragione del più. No, ma c'è una procedura, giorno 24 alla Serete ha fatto un procedimento nei miei confronti, pure illegalmente, che c'è un giudice che dice che non lo potevano fare, ma siccome l'INPS e la Serete sono compari, e allora tu sei sempre quello che paghi le tasse, quello che paghi tutto, cioè tu sei nessuno, va, l'hai capito, Guarda così, no? Sì, ecco. alle prossime elezioni, te lo trovo io in qualche sistema di Non mi vogliono, candidati. Angelo, non mi vogliono, Angelo, non mi E vogliono, Angelo. come te vuoi? No, No, perché hanno io sono preso una mia la signora. vacanza, io devo avere un punto di essere pilotato, Angelo. Vabbè, Non mi vabbè. vogliono, Angelo. Non mi vogliono. Vabbè, aspetta. Iannacci, secondo te, è una persona integra, è una persona che andrà a far avere i nostri diritti secondo te? Che ne so, il futuro a palla di vetro ancora non ce l'ho. Senti, non farà nemmeno niente lui come tutti gli altri che dicono come Giorgia. Quando vado lì faccio tutto. Ah, un movimento 5 Stelle! Apriamo il governo come una Cristina. Apriamo il governo come una Cristina, Sì, ho capito. la canna aperto. Che ho conosciuto la tenda io.